Ciao strimpellari, sono Dennis Giorgi e oggi andremo a vedere come funziona una Digital Audio Workstation, nel mio caso Reaper. Reaper è un programma utilizzato per registrare e lavorare file audio, che siano delle composizioni musicali o dei podcast o dei programmi radiofonici. Oggi andremo a vedere le basi di questo programma, che funziona in maniera praticamente identica ad altri software che fanno lo stesso lavoro, tipo Pro Tools, Logic, Cubase, Ableton. Vanno tutti bene, io utilizzo Reaper perché è più veloce per il mio modo di lavorare. Questa è una cosa importante, sicuramente molti di voi vorranno scrivere nei commenti quale software mi consigli, qual è il migliore. Non c'è il programma migliore, c'è solo il programma più adatto a quello che devi fare, al tuo modo di lavorare. Forse se fate musica elettronica vi consiglio un po' più Ableton, ma in realtà si possono fare le stesse cose su tutti i software. Semplicemente scegliete quello che vi sembra più comodo, più facile. Cominciamo subito, entriamo in sessione e diciamo che abbiamo appena installato Reaper. Quindi è la prima volta che lo apriamo, dovremo trovarci davanti una cosa simile a questa. Ci sono dei pulsanti, ci sono delle linee, ma non si capisce molto. Io do per scontato che sappiate fare il setup della vostra scheda audio. In realtà è una cosa molto semplice, comunque riassunto in una frase, vi basta cliccare in alto a destra e selezionare i driver della vostra scheda audio dopo averla cablata e installata, dopodiché potete gestire gli input e gli output. Una volta sistemata la scheda audio dovremo trovarci davanti due finestre, in alto la main window e in basso il mixer. Partiamo con la main window e la ingrandiamo. Quella che stiamo guardando adesso è la main window, quindi finestra principale. Diciamo che è molto simile come funzionamento a un software di editing video, nel senso che sull'asse orizzontale si sviluppa la linea del tempo e sull'asse verticale possiamo impilare le nostre tracce. La differenza rispetto ad un software come Final Cut o Premiere è che mettere una traccia sopra ad un'altra non vuol dire coprire la traccia che rimane sotto. Stiamo parlando di audio, per cui verranno riprodotte entrambe e si andranno a sommare. Vi faccio capire di cosa sto parlando. Se vado qui a sinistra e faccio doppio clic oppure CTRL T, posso creare una nuova traccia. Posso selezionare una o più tracce alla volta con gli stessi comandi di sempre, quindi Shift o CTRL. Posso rinominare una traccia, ora le chiameremo 1, 2 e 3. E ovviamente possiamo cambiare anche l'ordine delle tracce, è una cosa che non ha alcuna influenza sul suono finale, a meno che non andiamo a mettere una traccia dentro ad un'altra facendola diventare una specie di sottocartella, però è un discorso un po' più avanzato per cui facciamo finta di niente. Come vedete su ogni traccia abbiamo diversi bottoni, ingrandiamo leggermente. Partendo da sinistra, questo pulsante ci permette di armare una traccia per la registrazione. Se lo riclicchiamo ovviamente la traccia è disarmata. Una traccia pronta per la registrazione vuol dire semplicemente che quando vado in basso e premo il pulsante che avvia la registrazione oppure faccio CTRL R, il computer registra quello che sta arrivando alla nostra traccia armata. Quando interrompiamo una registrazione il software ci chiede cosa vogliamo fare col file appena creato, se abbiamo fatto tutto bene lo salviamo, altrimenti come in questo caso via. Ovviamente possiamo armare più di una traccia alla volta per registrare più di una traccia in contemporanea. Pensate ad esempio alla registrazione di una batteria, di solito si utilizzano 8-10 microfoni, per cui bisogna creare e registrare 10 tracce contemporaneamente. Più a destra troviamo la manopola del volume, che possiamo abbassare o alzare. Con doppio clic generalmente riportiamo a zero qualsiasi parametro. Cosa importante, questa manopola gestisce il volume in riproduzione, o perlomeno solo in ascolto, vuol dire che non cambia il volume di ciò che stiamo registrando. Quello ovviamente va regolato dalla scheda audio, dalla manopola del preamplificatore. A destra del volume abbiamo il pannellino per gestire le mandate, ma quello lo vedremo meglio nella finestra del mixer. Un'altra manopola per gestire il panorama stereo, per cui se ci spostiamo a sinistra la nostra traccia si muoverà di conseguenza. Possiamo mettere in muto una traccia che non vogliamo ascoltare in quel momento, o possiamo metterla in solo se vogliamo sentire solo quella. O quella ovviamente, perché tutti i pulsanti possono essere attivi su più di una traccia. Ancora più a destra abbiamo il pannello degli effetti, per cui vi si apre il pozzo nero di VST che avete a disposizione. Apriamo una cosa senza senso. Quella che rimane dopo aver aggiunto un effetto è il pannello di controllo di quell'effetto, dove ci sono tutti i parametri, le manopole, i fader che mi permettono di gestire il plugin. E come potete vedere, quando aggiungo un effetto attivo su una traccia, l'indicatore degli effetti diventa verde. Accanto abbiamo l'interruttore per disattivare gli effetti. Ancora più a destra abbiamo il pulsante per invertire la fase, questo è molto utile quando registrate un solo strumento con più di un microfono.
Abbiamo parlato della correlazione di fase nel video sulla registrazione delle chitarre elettriche, mi sembra. Questo invece è il pannello delle automazioni. È una cosa estremamente utile, estremamente importante, ma è un po' avanzata, per cui oggi non abbiamo il tempo di parlarne. Andiamo sotto, questa menu tendina ci permette di decidere che ingressi della nostra scheda audio ci interessano. È in questo menu che decidiamo se una traccia sarà in mono, in stereo o in MIDI, quindi possiamo decidere la periferica con cui vogliamo registrare. Se ci spostiamo a sinistra possiamo disattivare o attivare il record monitoring. Record monitoring significa poter monitorare e quindi ascoltare quello che stiamo registrando. Questo menu a tendina a sinistra ci permette di decidere alcuni parametri della nostra registrazione. Ad esempio, se stiamo registrando in MIDI, quasi sempre preferisco registrare in overdub, quindi faccio una performance e poi posso andare ad aggiungere delle note registrandoci sopra, piuttosto che rimpiazzando, quindi replace, le cose che ho registrato prima. Credo di aver detto tutto ciò che è fondamentale riguardo alle tracce. Ci spostiamo in alto, sempre nella main window, e vediamo alcuni pulsanti. I primi sono scontati, non li utilizzerete mai perché si usano sempre gli shortcut. Quello che vi serve è il metronomo, che possiamo attivare o disattivare. Entusiasmante, se facciamo clic destro abbiamo delle altre funzioni, degli altri parametri che possiamo controllare, tra cui il volume del metronomo e il pre-roll, che è una funzione molto molto utile quando ci dobbiamo registrare da soli o quando vogliamo riregistrare solo una parte della canzone e ci dobbiamo orientare capendo dove siamo all'interno del pezzo. Più a destra troviamo il pulsante per attivare o disattivare la griglia, ovviamente questa è una cosa solo grafica, il metronomo continua a suonare e il brano continua ad avere lo stesso tempo. Se clicchiamo con il mouse destro possiamo aprire il pannello di controllo della griglia per decidere se volessimo ad esempio dividerla in ottavi o in sedicesimi. E ancora più a destra troviamo il pulsante dello snap, è una funzione molto molto importante rappresentata da questo orribile magnete. In pratica quando lo snap è attivo possiamo muovere le clip all'interno del progetto per intervalli ritmici, quindi in questo caso di un quarto. Se invece facciamo Alt S o manualmente premiamo il bottone e disabilitiamo lo snap, siamo liberi di muoverci come vogliamo sulla linea del tempo. Perché c'è questo? Perché se stiamo lavorando su una canzone, generalmente andremo a metronomo, per cui ha più senso muoverci per intervalli ritmici. Mentre se stiamo lavorando ad un programma radiofonico, un podcast, l'audio di un cortometraggio, non per forza vogliamo avere tutto quanto a ritmo e dobbiamo muoverci liberamente. Cancelliamo questa cosa inutile e andiamo a parlare della finestra del mixer. Qui la vedete un po' ingigantita, ma il concetto è sempre il solito. Potete visualizzare o far scomparire la finestra del mixer facendo Ctrl M. Come si capisce dal nome e dalla grafica, la finestra del mixer funziona in maniera molto simile a come funziona un mixer analogico, per cui abbiamo il nostro controllo del volume, che in questo caso è un fader, e se ci fate caso, quindi siamo sulla traccia 1, muovendo il fader nel mixer si muove anche la manopolina del volume nella main window. Non c'è tantissimo da dire sulla finestra del mixer, semplicemente si sviluppa in verticale, per cui è molto chiaro il concetto di catena effetti. Abbiamo una prima sezione qui in alto dove possiamo cliccare per aggiungere degli effetti. Ora sto aggiungendo cose inutili. Cliccando e trascinando possiamo cambiare l'ordine degli effetti. Se tengo premuto Majusc o Shift posso disattivare un effetto. Muovendoci in basso invece troviamo l'elenco delle mandate. Una mandata è un modo per duplicare un segnale, il segnale di una traccia, senza appesantire la CPU. Ci sono mille motivi per voler duplicare un segnale, quindi mi basta andare nella sezione più in basso, fare clic in uno spazio libero e nella sezione delle mandate selezionare la traccia numero 2. Nella finestra del mixer si creerà la mandata e possiamo regolare il volume della mandata, possiamo regolarlo anche dalla finestra del mixer. Una cosa che adoro di Reaper è che a differenza di altri software che fanno lo stesso lavoro, qui fare le mandate è velocissimo e intuitivo, perché mi basta andare nella sezione delle mandate, tenere premuto il clic sinistro e trascinare
il mouse fino alla traccia a cui voglio fare la mandata. Esattamente come per gli effetti, posso disattivarli facendo Shift e clic sinistro, oppure Alt e clic sinistro per cancellarle. Muovendoci verso il basso troviamo praticamente le stesse cose che ci sono nella main window, per cui il pannellino degli effetti, il routing, il menu a tendina per scegliere l'input, il nome della traccia, la manopola del panorama stereo, come abbiamo già detto il fader del volume, il bottone del muto, del solo, il pannello delle automazioni e il pulsante per invertire la fase. La differenza è che qui non possiamo vedere lo scorrere del tempo, non possiamo vedere la forma d'onda delle clip e ovviamente non possiamo muovere le clip avanti e indietro. Ultimissima cosa che possiamo vedere nella finestra del mixer è il fader del master. In pratica questa è la traccia dell'output generale del nostro software, ciò che arriva effettivamente alla scheda audio. Infatti, come possiamo vedere, ha una sola mandata hardware, quindi fisica, non interna al software virtuale, a main out 1 e 2, che sono ovviamente le uscite principali della mia scheda audio. Possiamo aggiungere degli effetti anche sul master ed è un controllo molto utile, perché è la prima cosa che ci fa capire, se siamo sordi, che il nostro progetto sta clippando o comunque a che volume medio stiamo lavorando. Possiamo fare anche tasto destro e andare a isolare il fader della traccia master in una finestra separata, se magari volessimo continuare a vederla anche quando stiamo lavorando sulla main window. Può avere senso. Questo è tutto per oggi. Vi giuro che la prossima volta registriamo qualcosa, registriamo una solo abbastanza impegnativo. Vi ricordo un'ultima volta di iscrivervi al canale di Chitarra Facile e di visitare il sito per trovare tutte le lezioni che ho fatto nel passato e tutte le lezioni degli altri insegnanti. Io sono Dennis Giorgi, ciao!